Naturalmente, innanzitutto vi ringrazio di cuore perché insomma, mi fa piacere vedere che queste nostre iniziative riscuotano questo successo. Poi, ora, insomma, noi di felici, vedere la sala gremita mi fa davvero, davvero tanto piacere. E ringrazio naturalmente l'assessore, ringrazio i presidenti che hanno accolto il nostro invito, saluto il sindaco che è arrivato e ringrazio per essere qui. Che dire, è una promessa che abbiamo voluto mantenere, nel senso che 6 mesi fa, come alcuni di voi ricorderanno, ci siamo trovati a Leone d'Abelfo per la prima volta e ci siamo ripromessi appunto di rivederci a distanza di 6 mesi, ancora una volta per fare il punto e per cercare di mettere in contatto il territorio con l'istituzione, nel caso di specie appunto Regione Lombardia. Quindi io a questo punto direi di entrare subito nel vivo, lascio la parola appunto a Danilo, che poi procederà ai presidenti e poi concluderemo con l'intervento dell'assessore che ci racconterà quello che appunto Regione Lombardia sta facendo e ha terminato di fare per il nostro territorio, soprattutto per fronteggiare questo momento particolarmente difficile che stiamo attraversando. Di nuovo grazie davvero di cuore insomma, per essere qui questa sera. L'assessore arriva da Ancona oggi nelle aziende, è andato a conoscere le aziende, le realtà produttive, lo sta facendo da tanto tempo, non è venuto molto fa, lo fa da parecchi mesi, parla alle imprese e in questi incontri ha potuto constatare con mano lo straordinario impegno, lo straordinario coraggio del fare impresa in questi anni difficilissimi. Siamo passati da una crisi, da un'emergenza sanitaria a un'emergenza che si è tramutata in economica, a un'emergenza che sta diventando energetica, speriamo che non sfoci in un'emergenza sociale. Il fatto che non sia sfociata ancora l'emergenza sociale, secondo me, è un buon merito adatto ai qualcuno che viene associazione di categoria. E a proposito dell'associazione di categoria, devo dire che in questi anni molto difficili di dialogo con la Regione Lombardia, che è stata la più colpita in assoluto da questi eventi, in modo particolare dal momento ottiche, alcune situazioni, alcuni progetti, che però se fossero magari presi adesso per fare qualcosa di utile un domani, perché tutte queste situazioni, l'abbattimento anche di alcuni costi sull'energia, le problematiche del lavoro non sono nuove, c'erano anche prima e se avessimo ragionato un po' di più, ascoltando le piccole e medie imprese, soprattutto che ci mettono il cuore e l'anima, forse avrebbero, magari non sarebbero servite tante cose, perché gli imprenditori, soprattutto i piccoli, sono molto plastici, si adattano anche sulla propria pelle, mettendoci le proprie. Molti aiuti a volte non sono necessari alle imprese, sono necessari lasciarli lavorare, cosa che prima non c'era. Adesso abbiamo bisogno e adesso ne ha bisogno il paese, perché le piccole imprese sono l'ossatura del paese, non dimentichiamolo. Quello che dobbiamo fare di questa situazione è fare tesoro di questa esperienza, non dire aspettiamo che passi questa crisi, perché non passa una crisi. La crisi è un traghetto verso un cambiamento. Ecco perché è un'occasione straordinaria per poter parlare con lui da parte anche degli imprenditori presenti. I problemi li sappiamo tutti, alcuni, voglio dire, vanno al di là delle possibilità della regione, stiamo affrontando problemi enormi. La Russia ci è colpita da una di queste cose qui da due, di tre, quindi veramente è una situazione davvero, davvero difficile. Quindi il mio augurio, la mia certezza è quella di avere un interlocutore sicuramente appunto, importante e sul pezzo. Quindi lo ringrazio ancora per essere qui. È vero che vedo che l'assessore vada a visitare le aziende, ma è altresì vero che insomma, le aziende devono essere disponibili e questa cosa ha generato, diciamo così,
tutti i venerdì decidiamo dove andare sul territorio a visitare le aziende della Lombardia. E vi assicuro che l'occasione sta principalmente nel fatto che quando ti aprono le porte di una vetrina, di un negozio, della saracinesca, di un capannone, di un'azienda produttiva, esattamente come stasera vado a casa con una crescita dal punto di vista culturale incredibile. Perché non c'è contezza di ciò che è l'ingegno degli imprenditori lombardi e la qualità del lavoro dei loro lavoratori. Non c'è contezza nemmeno nello spirito di comunità che all'interno delle singole aziende si respira, quando esse sono familiari o quando esse sono grandi società per azioni, perché c'è grande rispetto dal punto di vista della gerarchia, ma c'è anche grande senso della comunità e squadra nel cercare di affrontare